Francesco, in sedia a rotelle, guarda negli occhi i pellegrini arrivati da tutta Italia insieme alla statua della Vergine di Lourdes. Saluta bambini e malati nonostante la fragilità delle ultime settimane. È il popolo dell'Unitalsi, quello raccolto nell'aula Paolo VI, uomini e donne, malati e disabili, volontari e bareglieri, i volti di una chiesa che sa accompagnare, prendersi cura dei più deboli e annunciare il Vangelo della carità. Non stancatevi di andare controcorrente in un mondo che, in nome del benessere e dell'efficienza a tutti i costi, emargina e scarta. A 120 anni dalla fondazione, ad opera di Giovanni Battista Tommasi, giovane malato che proprio a Lourdes sperimentò il conforto della preghiera trovando la forza per rinascere alla vita, i membri dell'Unitalsi si ritrovano con Francesco, che parla dei pellegrinaggi come di viaggi nei luoghi del cuore. Sono viaggi per la vita, viaggi di guarigione in diverse dimensioni, che promuovono la dignità di ogni esistenza umana, soprattutto segnato dalla malattia, dalla fragilità, della sofferenza. Accoglienza, ospitalità e solidarietà sono i valori della Chiesa Ospedale da Campo, immagine cara al Pontefice, comunità capace di compassione e tenerezza. Per il Papa l'Unitalsi è un presidio per la vita nella fragilità. L'invito finale è a cercare sempre l'abbraccio e lo sguardo di Maria.